Questo è un luogo dove approdarono i Messapi, questo popolo antico che popolò questa zona dell'Italia delle origini, dell'Italia che si perde nell'età preromana. E si può immaginare l'approdo di questa gente che veniva da lontano, che trova questa terra ospitale. Ecco che cos'è l'Italia. È talmente bella che ha sempre offerto ospitalità. Si è sempre fatta prendere come una bella donna che non diceva mai di no a nessuna popolazione che la possedeva, che la invadeva. Tant'è che sono tantissime le stirpi che si sono alternate da noi. Noi siamo la terra della bellezza. Ecco, potrei dire questo, che mentre stiamo evidentemente precipitando in un tramonto sempre più palpabile dal punto di vista economico, politico e anche etico. Il paese è preda di grandi paure, gestite con una certa callida abilità da politici che parlano solo alla pancia e non alla testa di questo paese. C'è una sola zona che è eterna, è la bellezza della natura. Questa bellezza che è palpabile in ogni angolo d'Italia, ma che in questo estremo angolo del Salento è addirittura eccessiva. Si può toccare in ogni lato, in ogni aspetto, in ogni angolo. Ecco, forse la bellezza e l'accoglienza è la parte eterna dell'Italia, quella che non subisce il vulnus dell'insipienza dei nostri politici.